Bei denti, signora. Ok, si è strappata praticamente il labbro sopra per mostrare di più i denti. Da dove arrivano? Escono dalle fottute pareti. Vabbè, non sono pareti, ma ci siamo capiti. Guardali, guardali, e vabbè. Salve a tutti, sono Dragon Gamer e bentornati su Shadow of the Tomb Raider. E oggi ne accadranno di tutti i colori, perché Lara si immergerà in delle grotte abbastanza pericolose, popolate da quelle creature mostruose che abbiamo incontrato qualche episodio fa, ma ancora non avevamo capito cosa fossero. E tra poco lo scopriremo. E come se purtroppo lo scopriremo. Sperem ben. Buona visione. Buono, dai, non ci resta che tornare dalla tizia e dirle che suo figlio è stato rapito. Ragazzi, quella sarebbe tipo l'acqua potabile. Ma vabbè, dettagli, no davvero. Chi ha realizzato sto villaggio, veramente un plauso incredibile. Sarve, lei mi sa di mercante. Buongiorno. Ti va uno scambio? Ti prego, ho fatto a malapena quanto basta per il tributo. Mi dispiace per te. Il culto di Kukulkan. No, non mi interessa, io devo far vendere cose dei giorni di mercato. Sì, vabbè, tizio, pago più di tasse, ma lasciamo stare. Oddio, la faretra è migliorata? Beh, di sicuro, craftare un po' più di frecce può tornare utile. Sono contento per te, mentre te ti posso vendere praticamente tutto sto popò d'oro. Anzi, Massimo, perfetto. Ottimo. E sì, ti arriva la tua sorella. E anche tutta la giada. Un'ottima scelta. Ho capito, ma stai buono 5 secondi, tizio. Davvero, dicevo, hanno fatto un ottimo lavoro nella realizzazione di sto cavolo di villaggio. Sì, so che parlando con i personaggi secondari ottengo missioni e altre cose. Ma purtroppo il gioco onestamente sta andando molto male in termini di visual, ed è un peccato perché davvero è un gioco fatto non bene di più. È anche appena uscito, quindi non capisco onestamente cos'è che non possa piacere. Vabbè, non posso farci niente, io cercherò di portarlo a termine in ogni caso. Quel che potevo fare l'ho fatto. E vabbè, allora, torniamo alla storia. Signora, buongiorno, le hanno tipo rapito il figlio, giuro, io non c'entro niente. Hanno catturato Ezli. Lo so, lo tengono nella caserma. Poi è accaduto un minuto e mezzo fa, signora. Sono riuscita a salvarti. Che cos'è? Ah, questo è un serpente a forma di cacca, però è d'argento, quindi. C'è anche un odorino strano. È una chiave. Dovrebbe appartenire al Tempio della Montagna. Buono, finalmente qualcuno che sa qualcosa che può aiutarci. È accanto a dove lo tengono prigioniero. Lo scrigno di Ishel è collegato alla caserma. È per questo che il culto occupa il Tempio. Oh, ci è arrivata finalmente. È difeso bene. Dobbiamo entrare senza che ci scoprano, in silenzio. No, dammi fucile, vedi che casino che faccio. Ce n'era una, alla miniera di sale, ma è danneggiata. È pericoloso. Tanto la croffa comunque, magari fidati. Potrei tentare. Eccola lì. Potresti. Alla fossa sacrificale ce l'hai fatta. Non entro lì da quando ero una bambina. Ma se non mi sbaglio, la caserma è all'interno di una fortezza. Piena zeppa di soldati, buono. Cosa potrebbe mai andare storto? Entrarmi da dietro. No, da dietro, Croft. Un varco per te. Libereremo Ezli e cercheremo lo scrigno. Ok, abbiamo un piano. Croft, te le rogne però te le vai a cercare. Dobbiamo infiltrarci in una boia di caserma. No, davvero, piena zeppa di gente. Oh, buon salve. Oh, cos'è, una risaia? C'ho il piede un po' puzzolente. Se il risotto sa di gorgonzola sto mese, sapete a chi dare la colpa. Io adesso c'ho voglia di un buon risottino però. Cioè, glieli ho conditi praticamente tutti. Ma dimmi te. Beh, da queste parti il rito viene mangiato in quantità considerevole, perciò voglio dire, è un alimento abbastanza facile da ottenere. John, è molto nutritivo. Dovrei essere quasi alla miniera. Secondo Ujo è ai piedi della montagna. Ha mandato avanti un ribelle per aprire un barco. Buono. Lara, noi gli facciamo la pipì nell'acqua, vedi che il risotto glielo condiamo anche di più. Tempio della montagna, cosa potrebbe mai andare storto? Croft, mi si appenda. Mi sa che devo sbloccare quell'abilità per cui la Croft non perde mai la presa. Che fate di bello voi altri? Vi allenate, bravi soldatini. Porco cane, dobbiamo stare attenti. Pensavo la stessa identica cosa, Croft, scusi, mi prenda magari un po' di olio, un po' di tessuto. Anzi, no, è grasso. Ok, perfetto. E Croft dice, finalmente una cosa intelligente. Le armi. Potrei inaugurarmi anche il fucile d'assalto che ancora non l'ho usato. La cosa si fa interessante. Peraltro, fatemi capire bene, sta gente è rimasta segregata all'interno di questi posti per centinaia d'anni e nessuno si è mai accorto di loro. Ok, aspetta, c'è un po' di gente là sotto, ma non mi dovrebbero vedere. Vai, Croft, e voilà. Però, senti, io gli depredo, se trovo un po' di oro, giada o altro. Onorato se n'è andata con la canna.
Ok. Sarà pronta quando aprirai il passaggio. Speriamo mi diano una mano, perché affrontare tutto da soli non è che sia il massimo. Aspetta, avete craccato un po' di legna. Qua c'è dell'oro. Ok, abbiamo grandi quantità di risorse. Perfetto, quando trovo un falò magari posso craftarmi un po'. Guarda un po', ciao falò, buongiorno. Ok, punti abilità quanti ne ho? Mi sa che non solo uno. Sì, per adesso solo uno, quindi non mi serve a niente. Inventario, potessi migliorare la pistola. No, posso migliorare solo l'arco per adesso e aumentare la durata della tensione. Vabbè, sono tutti oggetti che posso trovare in giro. Come facevano a costruire qua sotto, voglio dire? Cioè, noi in Italia non riusciamo a combinare niente, a costruire roba che duri. Guarda sta gente che dopo essere ideata. Crolla tutto, buongiorno. Salve signore. Sì, non vedi niente, sì, sì, stai buono. Sta zitto che sei sulle balle a tutti. Attenzione. Oh no, ancora gente. Ah, buongiorno. Lancio barattoli in ceramica per distrarre i nemici. Ah, vogliamo fare le fumogene. Aspetta un secondo. Vediamo un po'. Io adesso piglio il tizio laggiù. Perfetto. Ok, bravo signore, lei mi dia le spalle. E io le do una lama sul collo. Ecco qua, scambio equivalente. Come faccio la craft a vedere le agenti in mezzo al fumo è un mistero, ma vabbè, dettagli. A giudicare da ciò che il gioco mi sottotitola, direi che siamo arrivati alla caserma. Sai che si stanno allenando i soldati, bene. Buongiorno, porco cane gente. Ok, quella porta laggiù dobbiamo aprire. Sì, ma è pieno zeppo di gente, Croft, eh? Non mi pare la migliore delle idee, dannazione. Cioè, potrei farla in stealth. Ma ribadisco, io c'ho un fucile d'assalto. Loro c'hanno archi e qualche lancia. Allora, la provo a ricaricare, proviamo a farla stealth un attimino. Vediamo, non garantisco. Però ci provo, perché appena troveranno i cadaveri si incazzeranno un attimino. Ma essendo una caserma, mi conviene diminuire il loro numero molto in fretta. Ok, il problema è che la Croft non mi sposta i corpi, quindi li scorgeranno tantissimo. Vai, 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 vai. Dobbiamo sporcarci di fango, che mica mi dispiace come tattica. Ok, il tizio qua non ha visto il cadavere. Molto bene, molto bene. Se riusciamo veramente a diminuire i loro numeri, è fatta. È che sono tutti protetti per benino, porca di quella porca. Devo pigliarli tipo sul collo. Ok, tiro buono, tiro buono. Guarda, facciamo fuori chi riesco in stealth e chi non riesco. Tanti saluti. Lo si fa fuori normalmente con un fucile d'assalto. Buongiorno, buongiorno. Io sono la Croft. Buongiorno ragazzi, vi presento la tecnologia del futuro. Aia, non dire che quella del passato fa male però. Oi, oi, ti hai rotto le balle. E che loro c'hanno anche le bombe a quanto pare. Ah, aspetta che c'è Capitan Fubita laggiù. Bravo, bravo, vai a controllare. Buongiorno, controllami anche se il proiettile funziona bene. Ok, direi che funziona bene, ottimo. Buono, li ho depredati delle risorse per benino. Ultima palpeggiata al tizio qua. Qua dell'olio, perfetto. E ora dobbiamo aprirci sto boy di cancello. E ciaone! Da là sopra, ok, ok, ok. Oh, senti, se ci venissero a dare una mano quei porco cane di ribelli. Ma dimmi te, mandano la ragazzina in avanscoperta. Geni proprio, eh. Ok, vai Croft, gira la ruota nel vero senso della parola. Oh, porco cane, sembra un altro accesso però di là. Gira. 100, 100, 100, 100. No, beh, i flashback del passato, ma vabbè, dettagli. Che brutto aver avuto le... Quando andavo da mia nonna che ti guardava la ruota della fortuna. Chi era? La Zanicchi. Oh, quella non è la Zanicchi, ma è l'aiuto che aspettavamo. Poi la funziona veramente? Il problema è che siamo circondati dalla Trinità Lara. Quindi la prima volta che gli apriamo una porta, sai che quelli furbacchioni ovviamente faranno i parassiti perché sono degli incompetenti. Se ammazzate qualcuno non è che mi incacchio, eh. Ne ho fatti fuori 6-7 io da solo. E che cocchio. Ma porca di quella porca. Ok, però ho lanciato l'allarme. Vabbè, divertitevi voi. Oh, più rapidi e silenziosi. Aia, tizia. Madre. No, 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 è stata una ferita di striscio. È stata una ferita di striscio. Che poi scusa, uno che si chiama Occhio. Cioè praticamente gli manca un occhio, ma lo prendete in giro. Aia, dimmi che l'ha presa Lara questa. Ok, evitiamo di farci coprire perché manca solo che becchino noi. No, l'hanno catturata. A parte ribadico che col fucile d'assalto l'avremmo fatti fuori, eh. Ma vabbè, dettagli, per esigenze di trama ce ne sbattiamo altamente. Olè, trova lo schigno d'argento. Come sta, Ezley? Bene, l'hanno liberato, ma un rato è stata catturata. Mai una gioia. No, no. Tu stai bene? Sì, vado a cercare lo scrigno. Non so quanto tempo mi ci vorrà. Non aspettarmi per cena, ok? Grazie. Che poi, scusate l'ignoranza, di nuovo... L'occhio del serpente. Ok. Eccolo lì. Hanno di nuovo messo una porta per bloccare il passaggio. A parte che, voglio dire, eravamo in profondità e di colpo la montagna finisce lì. Strutturalmente non è che abbia molto senso, ma vabbè, dettagli. Voglio dire, la Trinità che ha gli elicotteri
non poteva volare dal cielo e dare un'occhiata in zona. Cioè, voglio dire, si nota un attimino, giusto un attimino. Ma vabbè, andiamo avanti alle esigenze di trama. Ok, Croft, noi elicotteri non ce li abbiamo, però abbiamo i porchi, quindi vediamo di arrivarci in qualche modo. Ok, qua ci possiamo calare. Croft, fammi una bella camminata. Beh, fammi anche la ricorsina, che io mica mi fido. Col buccio del culo della Croft e la mia mira. Ciaone, ok, a posto. Ok, qua ci caliamo e dovremmo essere praticamente arrivati. Ih, che brutta zona. Cioè, scusate, come si prevedeva che qualcuno entrasse, voglio dire? Ci sarà stata la strada, rampinami tutto. Ok, perfetto, 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 guarda. Oh mio Dio, c'erano ancora i baratri. E baratri dovunque. Ok, rampiniamo qua. Scusate l'ignoranza, ma ci dobbiamo veramente buttare di sotto? Ok, oh, la valvola spacca. Yay. Ah, perfetto. Beh, almeno abbiamo l'abilità per trattenere il fiato più lungo, il respiro più lungo. Perché devono avere tutte le entrate sotterranee? Era chiaramente previsto. Sti boia di misteri. Ok, vediamo un po' dove spuntiamo di bello. Senti, finché non ci sono animali che cercano di sbranarci la faccia, non mi lamento. Qui là è pieno zeppo di uccelli, che è poco ma sicuro. E l'entrata, ah, è là sotto. Che botta di chiurlo. Croft, perché non impari a craftarti paracadute come la signora Arnalda? Che direi che è veramente molto più semplice. Ah, che bello, grazie di avermi fatto l'inquadratura. Così il mio buco del chiurlo si è stretto anche meglio. Certo che a sti tizi i morti e i teschi gli piacevano, ma veramente tanto, tanto, eh. Sì, che voglio dire, una volta c'erano molte meno persone di adesso. C'erano qualche milione, non i miliardi, voglio dire. Quindi quando cominciavi a uccidere un po' di persone... Ma posso tuffarmi? Si scima nel cervello, ma vabbè, dettagli. Ah, sì, vabbè. Sì, vabbè, Croft. Dai, porca la porca. Ho capito che c'hai i galleggianti naturali davanti. No, è incredibile che tu sia ancora viva. Croft, porca di quelli per porca, dove dobbiamo andare? Laggiù? Dicevo, c'erano molte meno persone un tempo. Quindi quando cominciavi a uccidere, a sacrificare, la popolazione scendeva molto in fretta. Ma il mio dubbio è come poi hanno fatto a costruire tutto sto popò di luoghi. Perché ve lo immaginate a portarsi dietro tutte le risorse ogni volta? Oh oh. Oh oh. Non so cosa fosse, ma mi sono cacato un attimino. Croft, occhio alle trappole. Ok, brava tizia. No, quei tizi strani dell'altra volta, no. E ovviamente già quando arrivi ti trovi un tizio impiccato male, capisci che sarà una brutta giornata. Ed è anche strabuio. Non si vede una ciolla di niente. Vabbè, 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 cerchiamo di andare avanti. L'unica cosa che dobbiamo evitare è di farci sorprendere da quei tizi. Perché avete visto come hanno fatto fuori il tizio? Non mi sono cacato minimamente. No, proprio no, assolutamente. Il bello è che devo veramente andare in bagno, fra le altre cose. Perché sono dovunque questi tizi, Croft? Ok, vediamo di scendere. E c'è anche i pipistrelli, certo. Vuoi anche mettermi qualche artropleura di Ark, tanto che ci siamo? Olle! Brava, Croft! Non sta arrivarmi corta quei salti ogni volta, tizia. Ok, raccatami un po' di risorse. Tienimi fuori il fucile d'assalto. La prima cosa che si muove, la riempio di proiettili. Piano. Piano, che è una zona perfetta per un'imboscata. Son già che mi caco. Croft, eccolo lì, lo sapevo. Ehi. Mi piace che la Croft non dice nulla, eh. La Croft ormai si è già resa l'evidenza. Ormai ho fatto la pirlata e la porto a termine. Cannoni? 1 dicembre 1603, siamo entrati in un cenote non distante dalla città e abbiamo piantato le tende in una piccola nicchia. Lopez ha passato la serata osservando il fuoco, totalmente rapito, senza toccare cibo. Ho provato due volte a intavolare una conversazione, ma la risposta è stata il silenzio. È completamente assorto nello studio del manufatto. Ma guarda te, erano già arrivati tipo gli spagnoli qua. Ma mi prendi in giro? Ok, non gli è andata tanto bene, devono aver incontrato prima gli antenati di sti tizi. No, no, che tombe, ciccio. Se non finisco il gioco, qua non la finiamo più. Ok, altri veleni. Spero di andare in direzione corretta, perché l'altra volta, non lo vedrete in un video, ma vabbè, dettagli, sono erroneamente finito dentro una tomba. E sono ovviamente di nuovo finito nella tomba. Ma porca, la porca, Croft! Le strade, Croft, le strade. Quel momento imbarazzante in cui c'era anche un cannone a indicarti la strada, ma tu sei The Long Gamer e sei un pirla. Ok, ovviamente, cadaveri come ci fossero domani. Croft imperturbabile. Piano. Se uno di loro si muove là sotto, piango. Mi aspetto un jumpscherone da qualunque parte. Batman, sei buono? Ok, vai Croft. Vai Croft. Sì, sì, è solo un rumore. Certo, certo, certo. Mi piace come la Croft cerca di restare tranquilla. Io lo so che qua ci aspettano cose, ma brutte, più brutte. Lei no, ma hai detto, oh, senti, siamo al terzo capitolo, peggio di così cosa potrebbe accadere. Fidati che gli sviluppatori sono bastardi, Lara, eh. Hanno fatto un ottimo lavoro con sti reboot, non dico di no. Ma porca di quella porca, non mi sono mai caccato tanto su un tombra... Ma
aspetta un attimo, che ci fanno gli uomini della Trinità qua? E... morti tanto male. No, no, Lara? Brava, decisamente molto meglio. Oh, abbiamo raggiunto il signore appeso. Buon salve. Come va la vita? Dimmi che lui magari mi dà un fucile a pompa o altro, spè. C'è un falò, che cosa buona e giusta. Lo possiamo tirare giù, Lara? Ma sì, dai, poverino, ho preso... dicevo fucile a pompa per dire. Mi sa che ho giocato veramente a troppi giochi nella mia vita e quindi prevedo un po' gli sviluppatori, Lara. Adesso ti scandalizzi. Cioè, con tutto quello che abbiamo incontrato. Oh mio Dio, un cadavere, che schifo. Oh, fucile a pompa. Il problema è che se il gioco tira un fucile a pompa, avrai bisogno di un fucile a pompa. Tananana. Pom pomponamana. Pom para. Nuova attrezzatura ottenuta. Classico fucile a pompa delle forze della Trinità. Equilibrato e affidabile in ogni ambiente e situazione. Devono essere i soldati della Trinità dispersi. Oh, finalmente sblocchiamo le abilità interessanti. Scocca due frecce contemporaneamente verso due bersagli agganciati. Finalmente, questo era tanto utile lo scorso episodio. Perfetto. Vediamo di non far boiate. Ottimo. E adesso ci possiamo anche potenziare le armi. Di sicuro il fucile a pompa, visto che me l'hai sbloccato. Ah, non posso migliorare i danni perché serve la polvere da sparo. Possiamo migliorarne la cadenza di tiro. La precisione. Oddio, la precisione mica mi dispiace con l'impugnatura imbottita. Buono. La capienza del caricatore. Ok, perfetto, così possiamo portarci un po' più di colpi. Ne miglioro ancora un pochettino la precisione, perfetto. E a sto punto anche la cadenza di tiro, così posso sparare più rapidamente. Ho usato praticamente tutte le mie risorse, ma fotte sega. Questo fucile tornerà utile molto in fretta. Peraltro mi posso anche rimettere il vecchio abbigliamento, ora che ci penso. È inutile stare ancora mascherati. Peccato perché Lara donava effettivamente quell'abito. Il mio corpo è pronto, no, soprattutto il mio fucile a pompa è pronto. Voglio dire che non mi sarebbe dispiaciuto aver avuto una torcia montata sul fucile a pompa, onestamente. Quindi adesso in teoria possiamo rompere le barriere usando il fucile a pompa. Ok, perfetto, sì, perché ha aperto di tutto con quel cavolo di piccozza. Ma adesso serve il fucile a pompa per un po' di legno. Lara, ho paura. Lara, genuinamente mi sto cacando sotto. Non fatemelo tipor, ma dai. Ma non mi può. No! E siamo di colpo in mezzo a un horror. Ma perché? Userò ancora una volta la tattica del sonno alla donna delle pulizie. Ma non penso funzioni se spunta un braccio da qualche parte. Croft, cos'era quello? Croft! Ok. Croft, fucile subito appena usciti. Che fa? Salve signore, buongiorno. Vengo in pace. Ah! Tua cugina trota, cos'è sta roba? Porca di quella porca. No, vai via. Croft, il fucile. Ok. Anzi, scusi, volevo dire ok. No. E poi no. Croft ricarica. Non riesco a capire da dove arrivano i suoni, porca di quella porca. Allora, fuori. Uno. Sì, ma come fate a resistere alle fucilate in faccia, voglio dire? Quei là, ne ho incendiato uno. Ok, ed è morto male, perfetto. Gradisca un'altra fucilata, una anche per lei. Facciamo due meglio abbondare. Tre addirittura, ma lei mi... Poi, tizio, hai rotto... Oh! E che cacchio, cinque fucilate. Oh no. Da dove? Oh no, arrivano da altre parti. No, con l'arco e frecce. Certo, è arrivato Capitano Furbizia. Ok, aspetta. No, stai buono un secondo. Ok, aspetta, arco e frecce tua zia. Ok, buoni. Aspetta che sta arrivando qualcun altro. Ah, oh, ma hai fatto malissimo. Croft, curati più rapidamente magari. Buono, stai buono anche tu laggiù. Più buono. Ok, sufficientemente buono. Vabbè. Fammi tempo di ricaricare almeno, porco cane. Mi son cacato la vita che voi non ci avete idea. Salve signore, dica ciao al mio amico fucile. Due volte gli devi dire ciao per educazione. Ok, aspetta che c'erano dei colpi da qualche parte. Sì certo. Croft, c'erano delle munizioni da qualche parte. Ricarica veloce. Sono passati. Ricarica. Vabbè. Se vi mettete tutti davanti uno a quell'altro, mi semplificate magari un attimino la vita. No, chiedo sempre troppo io. Aspetta. Care, prendi tutto. Signore, lei in un punto brutto, però non mi è molto furbo. Scusi la franchezza. Ok, dimmi che sono finiti. Ok. Croft, individuami tutto adesso. Ok, raccattiamo frecce e altre cosine varie. Ribadisco cosa boia sono sti cavolo di tizi.
Buono, vediamo di andarcene molto in fretta, Croft, eh. Aspetta che qua c'è un coso, perché? Cos'è questo coso? Io tiro, salve. Oh, che ho fatto? Massimo rispetto, fai cadere 5 figi usando la corda. Vabbè, ora che le individuo tutte, ste cavolo di sfide opzionali. Il problema è che ho usato quasi tutti i proiettili, e no. Cioè, lo scrigno dovrà essere proprio qua dentro. Beh, di certo l'hanno messo in un punto altamente difeso. Non mi alzo neanche a guardare, oddio. Oddio, potrei anche difendermi con la piccozza, non dico di no. Però la vedo abbastanza dura, eh. Si tizi, si pigliano 2 fucilate in faccia e continuano a sopravvivere. Ok. Forse la zona è tranquilla. C'è una ruota, E un coso per girare la ruota, da questo lato. Ok, quindi dovremmo poterli aggrappare uno all'altro. E ora posso farlo ruotare. No, ci deve essere qualcosa che dà fastidio. Cosa che blocca il ok, non possiamo far nulla, porco cane. Beh, spero che non ci vengano a rompere le balle anche in acqua, voglio dire. Croft, rapida, ok. Vorrei onestamente capire cosa buia sono quei cosi. Ok, ora ruota tutto tranquillamente. C'era il passaggio sotto. Speriamo che quel passaggio non serva anche a loro. Ok. C'è della giada o dell'oro qua. Croft, raccatta tutto che ci servono risorse, che abbiamo speso un patrimonio prima. Ok, ottimo. Vediamo cos'altro c'è. Delle piante, dei materiali. Questi ci servono assolutamente. Perfetto. Onestamente speravo che non avrebbero inserito la componente un attimino più horror, anzi survival horror in questo caso. Aspetta, qua ci sono le cose. Piano Croft, taglia tutto. Olè, via di qua. Proprio perché io mi cacco alla velocità della luce, ste cose mi fanno stare in ansia tutto il tempo. Oh, buongiorno! Cosa fa qua? Se ne vada, vieni qua. È mio questo posto, ok? Cioè, i trogloditi hanno un sistema gestito dall'acqua e dai mulini. Ok, scusa, c'è un insetto da schiacciare, buon salve. Allora, dobbiamo arrivare lì per poi andare sotto. Aspetta, Croft, ce la facciamo? Oh, e se cadi in acqua muori male. Visto che ci sono tipo un attimo di spunzoni sott'acqua. Cioè, chi è che si è messo a mettere tutti quei cosi sott'acqua? Che poi col tempo si rovinano, peraltro. Ok. Oh, si scende ancora. Oddio, dove sono finito? Guarda che posto. Ok. Guarda che roba. Pensavo la stessa cosa. No. Io non mi domando cosa c'è dietro quella porta, onestamente. Io mi domando quanti porchi dovrò tirare per aprire quella e quanta gente dovrò uccidere, o soprattutto quanta gente tenterà di uccidere me. Sblocca l'entrata. Ok, vediamo cosa dobbiamo fare per aprire sto boia di porta. Spero ne valga la pena più che altro. Forse lo scrigno è qui. Forse, dice lei. Prega Dio che sia qua, porco cane. Vediamo un po'. Isse le shashel che proteggono lo scrigno. Non è un indizio proprio così incredibile, eh. Allora, di sicuro dovremmo divertirci dall'altro lato. E ci attaccheranno, perché come potete vedere è pieno di schifi. Porco cane, ci attaccheranno. Oh, peggiore delle ipotesi, se attaccassero io me ne sto sott'acqua. Dalla serie su mica scemo, eh. Ok, andiamo sopra e incrociamo le dita. Un salve. Io sono la donna delle pulizie. Buongiorno signora, salve. Fate attenzione che poi esplodono male le cose, eh. Tutto bene? Direi, lo prendo come un no. Beh, ma quelli di Trinità erano arrivati fin qua? Aspetta che devo tirargli giù quella cavolo di coso. Vabbè, io queste sfide non me le ricorderò mai nella vita. Ok, almeno mi dà un po' di punti di esperienza. Aspetta. Perché se loro sono qua, mi conviene tenermi fuori il fucile. Perché se mi attaccano all'improvviso, prevenire è meglio che... Tua cugina! Curare! M'hai fatto prendere un colpo! Anche lei laggiù, stia buono! Porca di che lei per porca! Ma... Cioè, notare, sta gente si è ficcata delle ossa lungo la pelle! Ma siete fuori di testa completi! Spero che sicuramente non erano gli unici. Spunterà ancora gente prima o poi. Buon salve. Allora, diamo un'occhiata in giro. Munizioni! Tante munizioni. Aspetta, ricaricami tutto. Tranne la pistola. Però il fucile d'assalto e il resto sì. Allora, di sicuro dobbiamo far arrivare l'acqua alla ruota. Il problema è che l'acqua è lassù. Quindi dobbiamo girare sti tre bocche di serpente. Ma quella lassù è bloccata da una corda che va lì. Oh! E io come tiro giù tutto questo po' di roba? Allora io devo trovare di sicuro un modo per arrivare lassù. E in teoria posso usare quella piattaforma che sto girando adesso per... Oh! Salve signore! Per cercare di arrivare lassù. Che fanno? Sparano? No, credo che siano tipo in animazione per adesso. Ok, beh, Croft, tienimi comunque fuori il fucile d'assalto. Oh, buon salve. Potevo anche evitare di sprecare tutti questi colpi. Ma vabbè, dettagli. In teoria adesso la Croft mi dovrebbe andare su piano. Che se sbagli la mira ti impianti di brutto. Ok, aspetta, da dove possono arrivare? Perfetto.
Ok, e ora possiamo buttarla giù in tutta tranquillità. Vai, Croft, così possiamo risolvere l'enigma. E... ale! A posto. Ma stai buono e non rompere le balle. Ok, vediamo di tornare di sotto. Buono. E adesso vediamo di ruotare tutto correttamente. Sperem bang. Allora, questo va da sé. Lo dobbiamo ruotare dalla parte opposta, in modo tale da prendere in pieno il serpente sotto. Quello sopra lo ruotiamo da quest'altro lato. Sì. Ok, e a posto. Oh! Ci sono quasi. Buono, e tutto questo per... mica per la porta? Mamma mia, com'è possibile che sta roba tenga ancora? Oh, c'è una seconda porta, mi pareva ovvio. Oh, oh, via di qua. Lara, Lara, abbiamo fatto incazzare un po' di gente. Ma quanto è bello lei, modello di Abercrombie. Oh, oh, stanno arrivando in molti. Lara tira fuori il fucile della serie, si sa mai. Ah, ah, ma hai fatto prendere un colpo. Ma hai fatto proprio spaventare tantissimo, tizio, Croft, sicuri? Ok, ce ne dobbiamo andare di qua molto in fretta, Croft. Ce ne dobbiamo andare di qua tanto in fretta. Ricarica il fucile della serie, si sa mai. Oddio, oddio, quanta gente. Beh, qua non mi possono... ok, da dove è arrivato lei? Dicevo, qua non mi possono raggiungere. Mi sono cacato. Allora, intanto piglio te lassù, perfetto. Ora mi manchi te qui. A posto, buono. Stiamo attenti che non spunti gente, guarda, me lo sentivo. E Asunde, e Asunde parte seconda. La Croft ricarica, 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 ricarica. Ok, e ok, buono. Porca, porca, sembra che fossero praticamente tutti. No, non erano praticamente tutti. Oh, che gentile il gioco mi ha respawnato le munizioni. Molto gentile da parte tua. Ok, quindi adesso ho 18 colpi per il fucile. E il mio mitragliatore è bello carico. Buono, buttiamoci da di qua, fotte sega. Non stiamo ad aspettare il resto delle genti. Adesso possiamo passare qua in mezzo. Ok. Dobbiamo trovare quindi un meccanismo per aprire la seconda porta. E ciaone. E ciaone, non è il meccanismo che mi preoccupa. Sono i tizi che controllano il meccanismo, che sono un attimino incazzati con la vita. Oh, una cosa è certa, sta gente è molto dedita al proprio lavoro, Voglio dire, dopo centinaia di anni sono ancora lì che difendono il manufatto. E veramente con ogni fibra del proprio corpo. Oh no. No, shikaka no, Ma porco cane, no, 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 che fai? Che spari tu laggiù? Ti vedo, buono, anche tu. Aspetta che arriverà anche qualcun altro molto presto. No, sembra tranquilla. Però mica mi fido. Lara si va di fucile. Lara, mi tieni accesa quella torcia, mi raccomando. Ecco che arrivano. Buongiorno, come va? Tutto bene? Ehi, stai buono. Anche tu, aspetta che non erano gli unici. Mica mi fido. Te, i sviluppatori sono bastardi perché ti hanno messo dei rumori di loro che respirano e parlano dovunque. Ma sono solo ambientali. Tu non sai quando è il rumore ambientale o quando si stanno avvicinando i nemici. Che è una rottura di maronzoli che voi non ci avete neanche idea, ok? Ok, dobbiamo fare la stessa identica cosa. Però stando molto più attenti, perché questa zona è più difficile da difendere. E sti fetechi possono spawnare da un momento a quell'altro. Ok, ruota Lara, ruota, ruota, ruota. Perfetto. Ora, se ruotiamo questa... che succede? Ma riesco a ruotarla? C'è qualcosa che la blocca? Dannazione, cos'è che la blocca adesso? Ma porca di quelli per porca, dobbiamo andare a guardare. Ci sono dei detriti lì. E c'è una specie di zattera qua sotto. Allora, secondo me dobbiamo tipo riempire d'acqua la zona qua sotto in modo tale da aumentarne il livello. Facciamo una prova e vediamo se funziona. Vediamo un po', e la risposta è sì, perfetto. La strada buona. Ok, ora rigiriamolo dall'altra parte, così per dopo sarà praticamente a posto. Ora mi posso immergere e Lara può distruggere tutto. Ok, a posto. Vai Lara, veloce. Adesso avremo altra gente che viene a darci il benvenuto. Ma quanto non sono felice. Porco cane, oh. Il bello è che ci sono soldati di Trinità morti anche qua. Che c'è? Shishikaka, sì, cicicaca, certo. Dai, rieccoli di nuovo. Signori, mo basta veramente però, Cioè, ne ho uccisi un bel po' di voi. Certo che la perseveranza è una delle loro doti. Questo è poco ma sicuro. Oh, buongiorno, lei era l'ultimo, credo. Porco cane, 3 ore che gironzolavo, non capivo chi poi mancasse. A posto? Mamma mia, per fortuna che ogni tanto respawnano un po' di munizioni avanti e indietro. Quindi me le riesco ancora a cavicchiare. Buono, ruotiamo anche sto coso e si è adatta acqua al mulino. Mamma mia, che parte ostica. Ok. Oh, complimenti, è più facile entrare a Fort Knox. Porco cane. E brava Lara, ancora una volta completata la missione. Oh no, ma basta ragazzi, ma basta. Mi sembra tutto tra virgolette troppo facile, per quanti porchi non abbiamo tirato fino adesso comunque. Croft, ci dica allora, c'è la ciotola? Croft, Patal, Patal almeno me lo dici, Salve, buongiorno, vengo in pace, anche se ho trucidato tre qua...
E questa chi boia è? Ok, la donna comanda. Bei denti, signora! Ok, si è strappata praticamente il labbro sopra per mostrare di più i denti. Non sono entrati. O è un luogo di culto, sacro e via dicendo, tizia. O qua dentro c'è qualcosa di talmente pericoloso che loro dicono sono mica scemo. Queste figure ricordano quelle creature, ma sono aggraziate. E neanche troppo, direi, Yashin, le divinità protettrici. Lo scrigno di Ishel è stato forgiato in paradiso, poi è giunto sulla terra. E perché tutto questo? Lo scrigno l'avranno fatto loro. Quelle erano le divinità protettrici? Né i falsi dei, né i fanatici saranno autorizzati a passare. Lo stanno proteggendo. Ma dai, complimenti, Capitano Ovvio. Così. Tengono qui lo scrigno fino al risorgere del sole. E ovviamente era in una zona che avremmo potuto raggiungere in tutta tranquillità con l'ausilio probabilmente di un elicottero o altro. Croft, cioè, coi soldi che c'hai un elicotterino te lo potevi permettere, secondo me, Era molto più semplice. Come i tatuaggi sul braccio di un murato. Ok. Quindi a quanto pare stanno continuando la cultura loro. Dov'è lo scrigno? Oh no. Croft, io ti picchio male, Croft, io ti picchio più, ancora più male di prima. Oh no, un terremoto. Oh no, era previsto il terremoto in effetti. Oh. Non entrate, va tutto bene. Rimanete fuori che è più sicuro. Signora non entri. Signora non entri, non sono stato io, non ho toccato. Ma non ho toccato. Ma non ho toccato, glielo giuro. Perché mi si devono sempre incazzare con me? Croft, in effetti potrebbe cercare anche tu però, ragazza mia, Croft scappa. Croft scappa, li abbiamo fatti incazzare un attimino. Adesso pensano che l'ho rubato io. Se mi denunciano. Oh, col cacchio mi denunciano. Croft, corri. Croft, corri. Vieni qua. Ma voi siete scemi nel cervello. No, io corro. Non mi fermo neanche un secondo. Croft, corri veloce. Porca di quella porca. Ok. Buon salve. Arrivederci. Tanto piacere conoscervi. Complimenti. Vi lascerò tante stelle su Trivago. Farò un'ottima recensione. Corri. Porca di quella porca. Oh. Che fai? Palpeggi? No, che non palpeggi. Quanta gente è morta solo per inseguirmi. Aia. Croft, non ti fermare, Croft. Vai. Ok. Esci a mani vuote. Grazie al cacchio, pure il gioco mi prende in giro. Croft, corri. No. Porco cane. Da dove arrivano? Escono dalle fottute pareti. Vabbè, non sono pareti, ma ci siamo capiti. Guardali. Vabbè. Un po' capisco, ma porca di quella porca. Signore, mi ha fatto cacare sotto un attimino. Croft, corri. Vabbè. Guarda lì. No, dai, non possono essere umani sti cosi. Croft, curati, che qua ci moriamo male. Mi sono cacatissimo. Aia. Atterrata malissimo la Croft. Corri. Ok, a quanto... Croft, secondo me non siamo più benvenuti qua, Ok, non li ho mai visti in acqua. Oh, Croft, tira frecce questi. E da dove? Oh, Croft, vai sotto. Sott'acqua dovremmo essere sicuro. Ok, da queste parti la Croft è stata sicuramente bandita. Infatti adesso se tornate alle rovine all'inizio c'è la foto della Croft con scritto io qui non posso entrare. Vieni qua. Mamma mia. Ma mi sembrava anche abbastanza ovvio che lo scrigno non potesse essere qui. Quindi loro che cavolo stavano difendendo? Probabilmente erano secoli che loro stavano difendendo quello che pensavano essere lo scrigno. Ma dato che non erano i prescelti non sarebbero potuti entrare. Ma mica sapevano che lì dentro o era già sparito lo scrigno o non c'era mai stato. Poretti, però un po' mi dispiace. Ok, la superficie, perché la Croft qua mi muore male. Ok, come la città segreta. Siamo ritornati. In 5 secondi siamo tornati al punto di partenza. Finalmente, ce l'ho fatta. Yay, sono contento per te. Sta storia che si torna indietro in 3 secondi però deve finire, Mi sminuisce tutto il lavoro che ho fatto per arrivare fin qua. Guarda, me la prendo con un boia di insetto, tanto sono incacchiato. Ok, ammetto che c'ho ancora il fiatone, l'ansia e mi sono cacato sotto tantissimo. Quei cosi spero di non incontrarli mai più, onestamente. Ma la cosa peggiore è che ci siamo fatti fregare probabilmente la ciotola da qualcun altro. Che boia sarà stato. Beh, adesso non ci resterà che scoprire dove diavolo andare stavolta. Ma prima di tutto dovremo ovviamente tornare indietro. E non sarà facile, ma per questo episodio è tutto. Lasciate un bel piacere alla serie, condividete, fate crescere. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!